Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Ho deciso oggi di fare un video tag che avevo, diciamo, nel repertorio dei miei video da tantissimo tempo. Volevo fare questo tag, poi alla fine non lo giravo mai. Oggi ho deciso, ho detto no, oggi devo fare questo tag, quindi mi sono messa qua e ho deciso di rispondere a queste domande. Si intitola Hai mai? L'ho visto su un sacco di canali, quindi non vi faccio la lista di tutti i canali sui quali l'ho visto perché sono tantissimi. È un tag comunque che gira abbastanza conosciuto, ma ce ne sono un po' di versioni diverse. Io ho scelto questa versione. Parto subito con la prima domanda perché sono tante, quindi non mi perdo in chiacchiere. Hai mai ricevuto una proposta di matrimonio? Dunque, un po' di anni fa, avevamo pensato col mio compagno di sposarci, però poi sono successi una serie di casini, quindi abbiamo deciso di rimanere così come siamo. Non è stata quindi proprio una proposta di matrimonio ufficiale, però c'era stato, diciamo, il pensiero, il discorso sul matrimonio, ma poi alla fine abbiamo pensato che tutto sommato stiamo bene così. Seconda domanda: hai mai urlato in un locale pubblico? Se intendiamo un locale pubblico tipo discoteca, sì, perché c'è molto rumore, quindi per farsi sentire bisogna necessariamente urlare. Se invece si intende urlato, nel senso che ho fatto una scenata, mi sono messa a litigare, questo no, in un locale pubblico non mi è mai successo. Sei mai stato espulso da scuola? No, ho preso qualche nota, c'è stata una sospensione di classe una volta, però non sono mai stata espulsa. Hai mai bevuto tutta la notte? No, perché sono completamente astemia, quindi non ho mai bevuto neanche di giorno. Hai mai sentito dolore fino a piangere o urlare? Dunque, un dolore così tanto intenso direi di no, ma di piangere per un qualcosa comunque di fisico sì, mi è successo. Hai mai baciato qualcuno del tuo stesso sesso? No, non mi è mai successo, a meno che non si intenda un bacio sulla guancia, ovviamente, ma se si intende un bacio passionale, no. Ma semplicemente perché non sono attratta dalle persone del mio stesso sesso e quindi non mi è mai capitato di dare un bacio ad una donna. Hai mai assaggiato un cibo coreano? No, un cibo coreano no, però ho assaggiato dei cibi thailandesi. Hai mai odiato? Odiare delle cose, odiare delle situazioni? Sì, odiare delle persone, però per il momento almeno non mi è mai capitato. Magari delle forme di antipatia, delle forme di rabbia, questo sì, però odio vero e proprio no. Hai mai lavorato in un bar? No, non ho mai lavorato in un bar, però una volta mi era stato proposto, ma avevo rifiutato perché è un lavoro che non ritengo di saper fare e comunque che non mi va tanto di fare, quindi se fossi proprio con l'acqua alla gola, magari farei anche quello, ma potendo scegliere preferirei comunque non fare quel tipo di lavoro. Hai mai baciato un ragazzo straniero? Sto cercando di ricordare quando ero ragazzina, quando ero adolescente, ma mi sembra che non mi sia mai capitato di baciare un ragazzo straniero. Ti sei mai persa in una città straniera? Sì, perché tutte le volte che viaggio io puntualmente riesco a perdermi, quindi sì. Ti sei mai innamorata di un amico? Sì, perché il mio attuale compagno era il mio migliore amico e quindi sì, mi sono innamorata di lui, che era un mio amico. Hai mai fatto un video hard? No, non l'ho mai fatto e ci tengo a dire che non giudico assolutamente chi li fa perché ognuno può fare quello che vuole, però io non l'ho mai fatto e non ho intenzione comunque di farlo perché sul mio canale porto contenuti di altro tipo. Sei mai stata con un ragazzo più giovane di te? No, io sono sempre stata con ragazzi un po' più grandi di me in realtà, più giovane no, non mi è mai capitato. Hai mai fatto una follia per amore? Non ho mai fatto una follia eclatante per amore, però diciamo che ogni giorno faccio delle piccole follie per amore. Hai mai fatto il bagno di notte? No, perché sono troppo freddolosa e poi non so nuotare, quindi se avete visto il video sulle 10 cose che non sai di me, lo dico che non so nuotare, che sono anche freddolosa, quindi il bagno di notte non è proprio una di quelle cose che vorrò fare, che mi attirano. Ovviamente se intendiamo il bagno in piscina o il bagno nel mare. Se
Se invece intendiamo il bagno a casa, la doccia, nel mio caso perché io ho la doccia, mi è capitato un'estate di tanti anni fa, era veramente caldissimo, eravamo tipo a 40 gradi, non se ne poteva più, e avevo fatto una doccia fresca durante la notte perché non riuscivo a dormire dal caldo eccessivo che c'era. Una cosa veloce in realtà, solo con l'acqua, tanto per rinfrescarmi, però in quel caso mi era successo. Hai mai fumato qualcosa di forte? No, io non fumo e non ho mai fumato nulla né di forte né di leggero. Hai mai scritto una lettera d'amore? Sì, tante volte e tante ne ho ricevute, perché con il mio attuale compagno ogni tanto ci scriviamo ancora delle lettere d'amore, ma soprattutto all'inizio, quando stavamo insieme, quindi 21 anni fa, ci scrivevamo delle lettere d'amore molto molto spesso. Mi ricordo anche l'emozione di aspettare che la lettera arrivasse o comunque che me la consegnasse mia cognata che era in classe con me alle superiori, quindi magari mi portava la lettera che lui mi aveva scritto la sera prima. Quindi c'era proprio anche questo fattore, diciamo, emozionante dell'attesa di vedere, di aprire la busta, di leggere la lettera, di vedere la sua calligrafia. Insomma, era veramente una cosa molto molto bella che vi confesso ancora mi emoziona, perché ancora oggi quando penso alle lettere che ci scrivevamo a quei tempi mi emoziono ancora perché sono veramente delle cose bellissime. Io le ho ancora tutte le sue lettere, le ho conservate tutte e ogni tanto vado a rileggerle perché comunque è molto emozionante anche rileggere quello che ci scrivevamo 21 anni fa, perché comunque 21 anni fa eravamo due ragazzi giovani di 20 anni e quindi quelle lettere rispecchiano l'emozione che noi provavamo a quei tempi, quindi le lettere di due ragazzi giovani che si amano e che si scrivono delle cose dolci, delle cose particolari, quindi è veramente molto bello. Io sono contentissima di avere queste lettere, sono contentissima di averle scritte, di averle ricevute, perché davvero è una di quelle cose che comunque restano, restano sempre. E quindi, insomma, una bella cosa. E come vi dicevo, ancora oggi ogni tanto noi ci scriviamo delle lettere, anche se abitiamo insieme, non importa, perché ogni tanto magari vogliamo esprimere un'emozione, un qualche cosa, e magari scriviamo e poi magari io a volte scrivo qualcosa, magari anche una cosa breve, non deve essere per forza una lettera lunga 3 pagine, e magari gliela faccio trovare lì sul tavolo al mattino, quando lui si alza per andare al lavoro, che fa colazione, magari a volte la trova lì. E anche a me è già successa la stessa cosa, magari lui si alza, fa colazione prima di andare a lavorare, mi scrive qualcosa e me lo lascia poi lì sul tavolo. Io quando mi alzo, di solito mi alzo dopo di lui, trovo il bigliettino, la lettera, insomma è una cosa bella, non la facciamo tutti i giorni naturalmente, la facciamo una volta ogni tanto, però è comunque secondo me una cosa carina. Vado avanti, sennò poi ragazzi arriva, viene fuori, emerge il mio lato romantico e non finisco più di parlare di questo, quindi cambiamo domanda. Hai mai perdonato? Sì, mi è capitato di perdonare, assolutamente. Hai mai subito uno scherzo? Sì, mi è capitato tante volte, non cose enormi o scherzi antipatici, cose del genere, no, piccoli scherzetti così qualche volta sì, mi è capitato, però devo dire che non ne ricordo uno in particolare, perché come vi dicevo sono sempre cose così cavolate, niente di che, e quindi non ne ho uno da raccontarvi che sia veramente particolare. Sei mai scappata di casa? No, io stavo benissimo a casa con i miei genitori e mai e poi mai mi è venuto in mente di scappare di casa. Assolutamente no, e neanche nella casa attuale, comunque dove abito con il mio compagno, non mi è assolutamente mai venuto in mente di scappare perché ci sto benissimo, quindi assolutamente. Sei mai stata a casa di uno sconosciuto? Dunque, se intendiamo io da sola a casa con uno sconosciuto, no, e non mi sembra neanche molto saggio, sinceramente. Se invece intendiamo a casa di uno sconosciuto con altre persone, quindi magari amici di amici che invitano, a volte succede comunque, magari è un gruppo di persone, andiamo a cena da quella persona, magari gli altri la conoscono e io non la conosco, allora in quel caso sì, mi è successo, diciamo, con un gruppo di persone di andare a casa di qualcuno che magari non conoscevo perché c'è stato un invito a cena o per qualche motivo. In quel senso sì, però da sola no, assolutamente.
Hai mai letto più libri in un giorno? Sì, quando studiavo mi capitava di leggere più libri in un giorno perché magari dovevo preparare un esame che richiedeva lo studio di più libri e quindi magari in un giorno ne leggevo di più. Penultima domanda: hai mai desiderato di andare a vivere all'estero? Sì, l'ho desiderato, però è sempre stato un desiderio un po' così, diciamo, non troppo realistico. A volte sono cose che si pensano, però poi in realtà non credo che lo farei, perché comunque io, per quanto l'Italia abbia i suoi difetti, mi ci trovo bene, quindi non credo che poi vorrei andarmene dall'Italia. Però qualche volta ci ho pensato e il paese in cui ho pensato di andare era la Francia. Ultima domanda, hai mai volato? Ho volato in aereo, non ho mai preso né la mongolfiera né deltaplano né cose del genere, ma solo ed esclusivamente in aereo. Questa era l'ultima domanda, io taggo tutti quelli che lo vogliono fare, è un video tag abbastanza vecchio, quindi non so, magari tanti di voi l'hanno fatto, però se c'è qualcuno che non l'ha ancora fatto e ha voglia di farlo, io lo vado a vedere volentieri, magari se lo fate scrivetemelo nei commenti, così almeno siamo sicuri che non lo perdo. E io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.